La sede principale, il cosiddetto recinto, sarà la mostra d'oltremare. Il centro storico sarà il riferimento naturale degli eventi, ma saranno coinvolti in modo assai rilevante anche gli altri quartieri della città ed i siti di interesse UNESCO della Campania. Il colpo di acceleratore sul Forum delle Culture è stato comunicato dallo stesso sindaco questa mattina nel consiglio comunale convocato appositamente per discuterne. Dopo un excursus dettagliato su quanto accaduto fino ad oggi, De Magistris ha illustrato dunque i prossimi passi che serviranno per procedere in maniera più spedita verso quello che sarà sempre e comunque, ha ribadito, il forum della città di Napoli, dei suoi cittadini e delle sue associazioni. Dal ruolo della fondazione a quello della regione, dalla nuova organizzazione al tentativo di coinvolgere altri enti come l'Accademia, l'Università e la Camera di Commercio, sentiamo le idee da cui partire per realizzare l'evento. Mi auguro innanzitutto che i fondi previsti ci vengano dati, ma su questo ho avuto garanzie piene dal presidente Caldoro. Noi vogliamo includere, nel senso anzi allargare il numero delle istituzioni, penso all'università, alla Camera di Commercio, all'Accademia delle Belle Arti, ma soprattutto coinvolgere i cittadini e, come avviene per tutti i forum del mondo, il punto di riferimento è il sindaco. In questi giorni si è scritto tanto, si è scritto molto con riferimento a responsabilità del passato. Adesso, per superare una situazione di difficoltà, noi ci vogliamo assumere direttamente la responsabilità con il sindaco e l'amministrazione per fare del Forum delle Culture un grande evento, una grande occasione come l'America's Cup per la nostra città. La fondazione è diventata in parte una sovrastruttura che appesantisce. Sia la regione che il comune, ma questo vale anche per gli altri enti che rimarranno, la provincia, hanno le società in house che possono gestire tutto con risparmio di mezzi, di personale e di soldi. Quindi è il momento di valorizzare al meglio le risorse. La fondazione forse fu pensata quando si pensava al grande evento, i 200 milioni, questi soldi ci sono stati tagliati, ma io sono convinto che anche con meno soldi si può fare un evento di qualità, soprattutto se facciamo lavorare bene insieme tutte le istituzioni e coinvolgiamo, su questo mi impegno, soprattutto su questo punto moltissimo, tutte le cittadine, tutti i cittadini, le associazioni, insomma la cittadinanza attiva di questa città, che farà del forum un'occasione per rappresentare la nuova Napoli al mondo. Ho avuto un incontro molto importante col sindaco di Barcellona venerdì sera per consolidare i rapporti tra due città importanti, ma soprattutto il sindaco di Barcellona e il presidente del forum, ed è chiaro che questi eventi vedono nel sindaco della città la principale autorità di riferimento. Poi questo evento, siccome è un evento molto importante, sarà itinerante anche nella regione, è molto importante il ruolo della regione e delle altre istituzioni. Io credo che si lavorerà in sinergia, però insomma è venuto anche il momento di superare degli intralci formali che appesantiscono la rapidità con cui noi intendiamo muoverci. Il governo ha già dimostrato grande interesse, non solo per la America's Cup, ma anche per il Forum delle Culture, con diversi ministri con cui ho parlato, perché soprattutto riconoscono in questi eventi l'occasione per rilanciare definitivamente la nuova immagine di Napoli. Il governo deve entrare dentro non solo col suo rappresentante che già c'è, ma non può guardare un evento così importante che rilancia il Mediterraneo, il Mezzogiorno, il Paese. Quindi nei prossimi giorni, avendo adesso assunto in prima persona anche una serie di oneri formali, chiederò un incontro al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio sul Forum delle Culture. Quindi la Fondazione rimane, quindi non ci sarà necessità di nuove cose, anzi la Fondazione serve per portare a compimento il lavoro del Comitato Scientifico, è stato fatto un buon lavoro, il lavoro portato avanti da Vecchioni, da Marotta, da Caruso, poi il CDA deve provvedere a dei riempimenti formali, ma oggi dobbiamo mettere in condizione tutti di avere dei punti di riferimento. Cioè, il forum, la direzione del forum ci ha chiesto punti di riferimento rapidi, efficaci ed efficienti. Scusami. E quindi da questo punto di vista io credo che il sindaco, insieme agli altri vertici, ma io non posso aspettare altri, perché il forum alla fine si fa a Napoli, non è che si fa né a Pestum né a Caserta. In questi 7 mesi di amministrazione noi ci siamo dovuti rendere innanzitutto conto della grave situazione economico-finanziaria e non solo, anche amministrativa e tutta un'altra serie anche di irregolarità che abbiamo trovato all'interno della fondazione. Poi abbiamo dovuto rilanciarla da un punto di vista di immagine culturale attraverso Vecchioni e devo dire anche attraverso il lavoro che ha fatto il CDA, ma soprattutto il comitato scientifico e in parte anche il direttore generale. Il professor Marotta, che fa parte del gabinetto, ci ha aiutato a ricostruire amministrativamente la situazione ed evidenziare soprattutto con un lavoro pregevole le criticità proprio dello strumento fondazione. Lei pensi che la fondazione non ha personale?
abbiamo ereditato una situazione, diciamo, ecco, anche con profili di irregolarità per quanto riguarda il passato, noi possiamo mettere in campo personale che lavora già in società, quindi si rafforza moltissimo. Siamo passati dall'artiglieria leggera all'artiglieria pesante. Ci sono situazioni economico-finanziarie significative alle quali deve far fronte assolutamente la fondazione. Ecco perché non possiamo procedere in questa fase uno scioglimento, perché bisogna estinguere dei debiti fatti nel passato dall'amministrazione precedente, e poi probabilmente quella fondazione nacque sostanzialmente per ragioni di equilibri politici del tempo. Innanzitutto la sede del forum noi la utilizzeremo, questa è la mia idea, per fare incontri anche quotidiani con i cittadini, cioè in quel luogo i cittadini, le associazioni verranno e sapranno che quello è il luogo per portare proposte. Poi ci sarà una riapertura del bando, ripeto, un lavoro è stato già fatto, quindi non partiamo da zero, anzi il comitato scientifico ha sostanzialmente ultimato la sua parte di lavoro, ma siccome io credo sia giusto che si dia una chance a chi non ha potuto partecipare, soprattutto perché in parte un'eredità che insomma presenta delle criticità, daremo la possibilità con un'apertura dei bandi, dei tempi ristretti, un mesetto, a tutti di portare nuove proposte. E poi ovviamente il punto importante è attendiamo l'effettiva erogazione delle somme da parte di chi deve alla regione, insomma. Quindi all'UNESCO abbiamo 100 milioni. Dovremmo chiudere un protocollo a fine mese, questo è l'esito dell'incontro avuto il presidente Caldoro qualche giorno fa. Circa 65-67 sono destinati a ristrutturazione di monumenti, chiese, insomma una parte che richiede più tempo, e l'altra parte è destinata invece alla riqualificazione e all'arredo urbano. È molto importante averli subito, perché i 35-37 milioni siamo in condizioni di cantierarli subito e quindi i risultati si vedranno per la primavera del 2013. Gli altri dovremmo decidere, perché gli interventi, quelli più strutturali, più impegnativi, dovremmo valutare caso per caso se iniziarli adesso o subito dopo i grandi eventi della nostra città, per evitare che una bella chiesa della nostra città sia ingabbiata da cantieri durante l'America's Cup e durante il forum. Comunque è molto importante averli, perché cambieranno il volto del centro storico. Poi un'altra cosa che tengo a dirlo, l'ho detto anche in consiglio comunale, nonostante nell'accordo tra Fondazione Forum e la Fondazione Forum delle Culture fosse previsto sostanzialmente Bagnoli, che è venuta meno, Mostra d'Oltremare, centro storico, noi abbiamo deciso, l'ho comunicato anche al sindaco di Barcellona, che invece noi faremo iniziative in tutta la città di Napoli, quindi anche negli altri quartieri, quindi il forum attraversa tutta la città, perché non deve essere una cometa che passa e non si vede più, ma deve lasciare una traccia culturale molto evidente, e anche di un miglioramento della qualificazione urbana, delle infrastrutture, del sistema viario. Quindi è un'occasione da non sprecare, ed è per questo il motivo che ho deciso di metterci anche formalmente in questo momento il mio ruolo. Faremo un'unità forum dove ci sarà personale del mio gabinetto, e poi ci sarà almeno un riferimento per ogni assessore. Ovviamente il ruolo poi più forte l'avranno alcuni assessorati, come quella della cultura, che ovviamente è direttamente interessata, ma io voglio coinvolgere tutta la giunta, un po' nell'ottica di quella che è stata il 28 gennaio, il forum dei beni comuni, perché questo è un gioco di squadra che bisogna fare, e recuperare il gap economico con le sinergie, come ho detto, istituzionali e il coinvolgimento dei cittadini.